Ciao a tutte! In questo tutorial voglio realizzare insieme a voi la mia maglia incanto. Il modello è molto semplice, la tecnica è top down, si comincia dalla scollatura e poi si aggiungono anche le maniche durante la lavorazione e non ci sono cuciture, quindi è semplicissima. Il motivo della maglia è molto semplice, nella prima parte ho lavorato a maglie alte, nella seconda parte invece ho aggiunto dei ventagli. E anche nella manica, la prima parte maglie alte e poi sotto il gomito, circa giù di lì, ho lavorato dei ventagli. E quindi questo rende la maglia compatta nella parte alta e poi traforata nella parte bassa. La particolarità inoltre di questa maglia sta nel fatto che forma tante righe colorate, sia nei gruppi di maglie alte ma anche nella lavorazione con i ventagli, e questo è molto bello ed è tutto merito del filato. Oggi voglio farvi conoscere un altro meraviglioso filato di Mistrico Filati, si chiama Incantesimo e sono sicura che incanterà anche voi così come ha fatto con me. È una sofficissima cake formata per la maggior parte da fresca microfibra e questo la rende adatta anche ai lavori di mezza stagione o a coloro che non sopportano la lana che pizzica. È scorrevolissima al tatto, si lavora benissimo ed ha un'ottima resa. Ogni gomitolo infatti si presenta in morbidissime cake da 150 grammi che misurano 380 metri circa. La particolarità di questo filato sta nella sua trama che ha anche un leggero effetto glitterato, quindi questo lo rende molto elegante. E in più l'alternarsi di colori delicati e uno più bello dell'altro lo rende ancora più particolare. Tra l'altro è un filato in cui i colori si alternano dando l'effetto righe e non quell'effetto di confusione tipico dei filati variegati. Come vi ripeto sempre, per i filati Mistrico non avrete problemi di reperire i gomitoli, ci sono tantissimi rivenditori online o anche sul sito, potete cercare il rivenditore più vicino a casa vostra, quindi la merceria sotto casa. Andiamo a lavorare la nostra maglia incanto. Per la mia maglia incanto nella taglia S ho utilizzato 3 cake incantesimo, ognuna da 150 grammi, lavorate con un uncinetto 4,5. La nostra maglia si lavora, come vi ho già spiegato, con la tecnica top down, quindi si comincia dalla scollatura. Questo rettangolo che ho disegnato è proprio la scollatura. Si inizia dalle 36 maglie alte del dietro, 2 catenelle, 22 maglie alte per la manica, 2 catenelle, 36 maglie alte per il davanti, 2 catenelle, 22 maglie alte per l'altra manica, 2 catenelle, si chiude il giro con una maglia bassissima nella prima maglia alta del dietro. Quindi iniziamo il nostro primo giro. Iniziamo la nostra maglia avviando per la scollatura 116 catenelle e le chiudiamo in cerchio. Chiudiamo il giro con una maglia bassissima nella prima catenella di inizio giro. 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e adesso andiamo a lavorare 35 maglie alte perché le 3 catenelle abbiamo detto che sostituiscono la prima maglia alta, quindi in totale avremo 36 maglie alte. Una maglia alta su ciascuna catenella di base. Ho lavorato le 36 maglie alte per la parte dietro, adesso lavoro l'angolo con 2 catenelle. Non salto nessuna catenella di base e nella successiva vado a lavorare le mie maglie alte per la manica, quindi comincio a lavorare 22 maglie alte. Ho lavorato anche le 22 maglie alte della manica, lavoro l'altro angolo con 2 catenelle e proseguo lavorando nella catenella successiva l'altra maglia alta che mi porta sul davanti, quindi andiamo a lavorare adesso 36 maglie alte, la prima l'abbiamo già lavorata, sempre una maglia alta dentro a ciascuna catenella di base. Come per il dietro 36 maglie alte. Ho lavorato anche le 36 maglie alte del davanti, lavoro l'angolo, 2 catenelle e le 22 maglie alte dell'altra manica. Ho lavorato anche le 22 maglie alte dell'altra spalla,
e adesso 2 catenelle per l'ultimo angolo e una maglia bassissima nella terza catenella di inizio giro. Ho così lavorato il rettangolo della scollatura, quindi vedete le 36 maglie alte del dietro e del davanti e le 22 maglie alte delle due spalle. Vi faccio vedere come si lavora il secondo giro e poi i giri successivi saranno tutti uguali. Quindi lavoriamo 3 catenelle per iniziare, una maglia alta su ciascuna maglia alta sottostante. Ho lavorato le maglie alte del dietro. Adesso, giunta nell'angolo, lavorerò così. Entro nello spazio di 2 catenelle, lavoro una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta. Questo lavoro lo dovrò fare in tutti gli angoli. Poi vado a lavorare sulle 22 maglie alte della spalla e di nuovo nell'altro angolo lavorerò allo stesso modo, questo motivo a V che poi rappresenta l'aumento, quindi una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta dentro lo spazio di 2 catenelle. Lavoriamo così per tutti gli angoli e arriviamo fino alla fine del giro. Sono giunta all'ultimo angolo, quindi ho lavorato le 22 maglie alte della seconda spalla e lavoro anche nell'ultimo angolo un aumento, quindi una maglia alta, 2 catenelle ed una maglia alta. E poi chiudo il giro con una maglia bassissima nella terza catenella di inizio giro. Proseguite lavorando per 14 giri, sempre con una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta in ciascuno dei 4 angoli e man mano il lavoro crescerà, quindi ci vediamo alla fine del 14° giro. Ho lavorato la mia maglia per 14 giri, guardate che bell'effetto che crea con queste righe e guardate il gomitolo, che bella resa che ha, visto che ancora possiamo lavorare con il primo gomitolo. Siamo partite nel primo giro con 36 maglie per il davanti e per il dietro e 22 per le due maniche. Adesso nel 14° giro abbiamo chiuso con 62 maglie per il davanti e 62 per il dietro e 48 per le maniche. Iniziamo il 15° giro, quello dell'unione delle maniche. Lavoriamo le maglie alte del dietro. Ho terminato le maglie alte del dietro, sono giunta all'angolo della manica, al primo angolo, e qui lavoro una maglia alta. Proseguo lavorando sulle maglie alte della prima manica. Per aiutarci, nella maglia lavorata dentro l'angolo, andiamo ad inserire un marcapunti. E con le maglie alte arriviamo fino all'altro angolo della manica. Ho terminato le maglie della prima manica, adesso sono giunta, vedete, al secondo angolo. Piego a metà la manica in corrispondenza del marcapunti e adesso lavoro nell'angolo, quello che mi trovo davanti, una maglia alta. Poi inserisco l'uncinetto nella maglia dove c'è il marcapunti ed estraggo una maglia bassissima. E possiamo togliere anche il marcapunti. Ce la faremo. Ok. Abbiamo formato il primo giro manica. Proseguiamo lavorando sulle maglie alte del davanti. Ho terminato le maglie alte del davanti e sono giunta al primo angolo della seconda manica. Qui vado a lavorare di nuovo una maglia alta dentro l'angolo e la segno con il mio marcapunti e proseguo con sulle maglie alte della seconda manica. Ho terminato anche la seconda manica, adesso devo piegarla in due e la unisco in questo modo, come abbiamo fatto per la prima. Nell'ultimo angolo lavoro una maglia alta, vado a inserire l'uncinetto dove abbiamo il marcapunti ed estraggo una maglia bassissima. Adesso posso chiudere il giro con una maglia bassissima nella terza catenella di inizio giro.
Abbiamo così unito anche la seconda manica. Adesso devo lavorare solo sulle maglie alte del davanti e del dietro. 3 catenelle per iniziare e lavoriamo una maglia alta su ciascuna maglia alta del dietro e del davanti. Ho lavorato le maglie alte del dietro, adesso lavoro una maglia alta sulla maglia alta che abbiamo lavorato dentro l'angolo ed una maglia alta nell'altra maglia alta che abbiamo lavorato nell'altro angolo e poi proseguo lavorando una maglia alta su ciascuna maglia alta del davanti. Abbiamo così unito il davanti con il dietro e lavoreremo solo su queste maglie. Ho lavorato per 18 righe a partire dall'unione delle maniche, adesso lavoriamo gli archetti. Una catenella per iniziare, che sostituisce la prima maglia bassa, e 5 catenelle. Saltiamo 2 maglie di base e nella terza una maglia bassa. Ripetiamo 5 catenelle, saltiamo 2 maglie di base e nella terza una maglia bassa. Lavoriamo così per tutto il giro, quindi 5 catenelle, saltiamo 2 maglie di base e nella successiva una maglia bassa. Lavoro l'ultimo archetto di 5 catenelle e chiudo con una maglia bassissima nella prima catenella di inizio giro. Adesso andiamo a lavorare una maglia bassissima dentro il primo archetto e 3 catenelle. Questa sarebbe già la prima maglia alta del giro. Dobbiamo lavorare dentro questo archetto 7 maglie alte, quindi già la prima l'abbiamo lavorata, ne lavoriamo altre 6. Catenelle, nell'arco successivo lavoriamo una maglia bassa, 5 catenelle, nell'arco successivo una maglia bassa, 2 catenelle e in questo arco andiamo a ripetere 7 maglie alte. Dobbiamo lavorare così per tutto il giro, quindi 2 catenelle, una maglia bassa nell'arco successivo, 5 catenelle, una maglia bassa nell'arco successivo, 2 catenelle, di nuovo in questo arco andiamo a lavorare 7 maglie alte. Ripetiamo questa lavorazione fino alla fine del giro. Sono giunta alla fine del giro, ho lavorato il ventaglietto di 7 maglie alte e mi rimangono 2 archetti liberi. Adesso lavoro 2 catenelle, una maglia bassa nel penultimo archetto, 5 catenelle, una maglia bassa nell'ultimo archetto, 2 catenelle e inserisco l'uncinetto nella terza catenella di avvio. Quella, vedete quelle che sostituivano la prima maglia alta, inserisco l'uncinetto qui ed estraggo una maglia bassissima.
Iniziamo il terzo giro, quindi il primo era quello con gli archetti, il secondo questo con i ventaglietti e adesso il terzo giro. 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e in totale 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4 sulle 4 maglie alte sottostanti. 2 catenelle e sulla stessa maglia alta dove ho lavorato la quarta vado a lavorare una maglia alta e poi una maglia alta sulle altre 3 maglie alte che rimangono. Ho così lavorato sulle 7 maglie alte, 4 maglie alte, 2 catenelle e 4 maglie alte, perché nella maglia alta centrale delle 7 ho lavorato una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. 2 catenelle e una maglia bassa nell'arco di 5 catenelle. 2 catenelle e di nuovo vado a ripetere 4 maglie alte, 2 catenelle, una maglia alta nella stessa maglia dove ho lavorato l'ultima maglia alta e poi altre 3 maglie alte, quindi 4 in totale. Proseguo lavorando per tutto il giro in questo modo, quindi ripeto le 2 catenelle, una maglia bassa nell'arco di 5, 2 catenelle e di nuovo 4 maglie alte, 2 catenelle e 4 maglie alte. E proseguo così per tutto il giro. Sono giunta alla fine della riga, lavoro 2 catenelle, una maglia bassa nell'archetto libero, 2 catenelle e una maglia bassissima nella terza catenella di inizio giro. Ho così concluso anche questo terzo giro. Guardate che bella la particolarità di questo filato, come si alternano, vedete, le righe colorate durante la lavorazione. Iniziamo la quarta riga. 3 catenelle, adesso andiamo a lavorare queste 4 maglie alte. Già 3 catenelle le abbiamo lavorate, sostituiscono la prima maglia alta, dobbiamo chiuderle insieme. Quindi 1, 2, 3 e 4, 4 maglie alte aperte e le chiudiamo tutte insieme. 5 catenelle. E dentro quest'arco lavoriamo 3 maglie alte chiuse insieme. 1, 2 e 3. E chiudiamo insieme. Di nuovo 5 catenelle e 4 maglie alte chiuse insieme sulle 4 maglie alte sottostanti. 'E abbiamo concluso così il motivo con questi ventagli. Proseguiamo, una catenella e di nuovo 4 maglie alte chiuse insieme sul primo gruppo di 4 maglie alte. 5 catenelle e nello spazio di 2 catenelle lavoriamo 3 maglie alte chiuse insieme. 5 catenelle e 4 maglie alte chiuse insieme. Una catenella e proseguiamo così per tutto per tutta la riga. Ho terminato anche questa quarta riga
Ho lavorato l'ultimo ventaglio con le 4 maglie alte chiuse insieme, 5 catenelle, 3 maglie alte chiuse insieme, 5 catenelle, di nuovo 4 maglie alte chiuse insieme, una catenella di separazione e inserisco l'uncinetto nel gruppo di 4 maglie alte iniziali ed estraggo una maglia bassissima. Ora iniziamo di nuovo a lavorare gli archetti e poi ripeteremo questi motivi, quindi questi tre giri di motivi dopo gli archetti fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Una catenella per iniziare e entriamo l'uncinetto nel primo spazio di 5 catenelle ed estraiamo una maglia bassa. E adesso lavoriamo 5 catenelle. Una maglia bassa nell'arco successivo. Di nuovo 5 catenelle e una maglia bassa nel punto dove abbiamo lavorato la catenella di separazione. Cinque catenelle e di nuovo una maglia bassa nel primo gruppo di 5 catenelle. 5 catenelle, una maglia bassa nel secondo arco. Stiamo ripetendo, vedete, gli stessi archetti che abbiamo lavorato nel primo giro. Una maglia bassa nella catenella di separazione e proseguiamo così per tutto il giro. Ho lavorato il penultimo archetto, vado a lavorare l'ultimo. 5 catenelle ed una maglia bassissima nella prima maglia bassa di inizio giro. Ho così ottenuto 42 archetti. Adesso vado a ripetere la stessa lavorazione del secondo giro, poi del terzo e poi del quarto, fino a raggiungere la lunghezza desiderata. Ho lavorato 4 motivi con ventagli, quindi pensavo di lavorarne 5, ma misurando da sotto la manica fino alla vita e la misura è perfetta, quindi per me 4 ventagli vanno già benissimo. Ovviamente poi voi vi regolerete con le misure, quindi se volete il maglione un po' più lungo potete anche aggiungere un altro motivo. Adesso andiamo a rifinire la nostra maglia con un giro di maglie basse. Una catenella per iniziare, andiamo a lavorare nell'arco di 5 catenelle e qui andiamo a lavorare 5 maglie basse. Saltiamo il gruppo di maglie alte chiuse insieme e nell'altro arco andiamo a lavorare altre 5 maglie basse. Saltiamo il gruppo di maglie alte e nello spazio di una catenella lavoriamo una maglia bassa e ripetiamo la lavorazione in tutti i motivi con ventagli, quindi andiamo di nuovo a lavorare 5 maglie basse nello spazio di 5 catenelle, saltiamo un motivo di maglie alte chiuse insieme e lavoriamo di nuovo 5 maglie basse nell'altro arco di 5 catenelle, una maglia bassa nello spazio di una catenella e così via per tutto il giro. Sono giunta alla fine del giro, ho lavorato 5 maglie basse dentro l'ultimo archetto di 5 catenelle, adesso lavoro una maglia bassa nello spazio di una catenella e inserisco l'uncinetto nella prima catenella di inizio giro e chiudo. Tagliamo il filo. Per la manica andiamo a riprendere 50 maglie alte. Inseriamo l'uncinetto nella prima maglia e lavoriamo 3 catenelle. E poi una maglia alta su ciascuna maglia alta della manica. Quarantanove maglie alte ed infine andiamo a lavorare l'ultima e poi una maglia bassissima nella terza catenella di inizio giro.
proseguiamo lavorando sempre a maglie alte, quindi 50 maglie alte per 13 giri. Ho lavorato per 13 giri a maglie alte dopo aver ripreso le maglie dal giro manica. Adesso per lavorare gli archetti e farli coincidere devo avere non 50 maglie ma 54, quindi devo aggiungere 4 maglie e le aggiungo così, lavorando un aumento ad inizio giro, quindi 2 maglie alte nella stessa maglia di base e poi 2 li lavoreremo alla fine. Quindi proseguo lavorando le mie maglie alte. Sono arrivata all'ultima maglia e qui lavorerò un altro aumento, quindi 2 maglie alte nella stessa maglia di base. E così ho 52 maglie. Nel giro successivo faccio la stessa cosa, quindi lavorerò 2 maglie alte nella prima maglia e poi una maglia alta su ciascuna maglia di base. Nell'ultima maglia 2 maglie alte, 53 e 54. E chiudiamo il giro con una maglia bassissima nella terza catenella. Ho così ottenuto 54 maglie alte che mi serviranno per lavorare gli archetti. Iniziamo gli archetti. Una catenella che sostituisce la prima maglia bassa e 5 catenelle. Saltiamo 2 maglie e nella successiva una maglia bassa. 5 catenelle, saltiamo 2 maglie e nella successiva una maglia bassa. Lavoriamo gli archetti per tutto il giro. Lavoriamo l'ultimo archetto e inseriamo l'uncinetto dove abbiamo lavorato la prima maglia, la prima catenella. Abbiamo ottenuto 18 archetti. Adesso inseriamo l'uncinetto dentro al primo archetto, estraiamo una maglia bassissima e lavoriamo 3 catenelle e 6 maglie alte, quindi in totale 7 maglie alte. Due catenelle, una maglia bassa nell'archetto successivo, 5 catenelle, una maglia bassa nell'altro archetto, 2 catenelle e di nuovo 7 maglie alte. Così come vi ho fatto vedere per la lavorazione della parte inferiore del maglione, andremo a lavorare anche le maniche, ripetendo questi motivi fino alla lunghezza che ci serve per la manica. Quindi proseguite lavorando questi ventagli, misuratevi la manica durante la lavorazione e io vi dirò quanti ventagli, quanti motivi con ventagli dovrete lavorare. Ho lavorato 5 motivi e vado a chiudere questa manica e lavoro l'altra allo stesso modo. Un giro di maglie basse, quindi una catenella per iniziare. 1, 2, 3, 4. 5 maglie basse nell'arco, saltiamo il gruppo di maglie alte e di nuovo 5, 6 maglie basse nell'arco, saltiamo il gruppo di maglie alte e una maglia bassa nello spazio di una catenella, di nuovo 5, 6 maglie basse, saltiamo questo gruppo e altre 5 maglie basse. Saltiamo il gruppo e una maglia bassa in corrispondenza di una catenella. Rifiniamo così la manica. Ho lavorato tutti gli archetti di 5 maglie basse e poi una maglia bassa nello spazio di una catenella. Adesso sono arrivata all'ultimo spazio di una catenella, lavoro una maglia bassa e inserisco l'uncinetto nella prima maglia del giro e chiudo. Ho così rifinito la mia manica e lavoro la seconda manica allo stesso modo. Rifiniamo ora la scollatura.
inseriamo l'uncinetto in uno degli angoli e lavoriamo una catenella, poi 5 catenelle, saltiamo 2 maglie e lavoriamo una maglia bassa nella successiva. 5 catenelle, saltiamo 2 maglie ed una maglia bassa e lavoriamo sempre un giro di archetti. Le ultime 5 catenelle e una maglia bassissima nella prima catenella di inizio giro. Una catenella, andiamo a lavorare una maglia bassa nel primo archetto e 3 catenelle. Una maglia bassa nel secondo archetto, 3 catenelle, una maglia bassa e proseguiamo così per tutto il giro. Quindi lavoriamo sempre 3 catenelle e una maglia bassa e stiamo formando questa piccola rete. Terminiamo 3 catenelle, una maglia bassa, 3 catenelle ed una maglia bassa nella prima maglia bassa del giro. Ecco, guardate, prende già forma questa rete. Lavoriamo ora l'ultimo giro di questi archetti di 3 catenelle, una catenella e una maglia bassa nel primo arco e poi 3 catenelle, una maglia bassa nel secondo arco. 3 catenelle, una maglia bassa e così via. Questo è l'ultimo giro di archetti e poi andremo a chiudere con delle maglie basse di rifinizione. Chiudiamo l'ultimo archetto con una maglia bassissima nella prima maglia bassa del giro. Adesso andiamo a chiudere ogni archetto con 2 maglie basse, quindi rifiniamo così la nostra scollatura e ci fermiamo. Una catenella e 2 maglie basse dentro ad ogni archetto. Lavoriamo le ultime 2 maglie basse nell'ultimo archetto e poi una maglia bassissima nella prima maglia bassa del giro. Se volete potete lavorare un altro giro di maglie basse, ma io mi fermo con un solo giro. La mia maglia incanto è terminata, io mi sono divertita tantissimo a lavorarla, come accade ogni volta che utilizzo i filati Mystery Co, e questo in particolare incantesimo per la freschezza proprio della microfibra e la scorrevolezza al tatto, quindi vi divertirete tantissimo anche voi. Grazie ancora Mystery Co Filati per avermi fatto scoprire questo incantesimo. Il tutorial di oggi è terminato, io aspetto le foto della vostra maglia incanto indossata e voglio sapere anche, sono curiosa di sapere quale tinta dell'incantesimo avete scelto. Ci vediamo alla prossima creazione e al prossimo video tutorial. Ciao ciao!